Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. I titoli. Primo giorno di zona rossa, Milano è tornata in lockdown, quasi deserta Piazza Duomo, il centro e le vie dello shopping, controlli soft, le forze dell'ordine per ora concentrate nelle stazioni. Le regole del nuovo DPCM però sono poco chiare, solo per oggi nei mercati milanesi autorizzati anche i venditori di fiori e biancheria, caos totale per chi vuole invece avviare asporto e consegne a domicilio. Raddoppiata la capacità dei tamponi ma non bastano più, insufficienti 75.000 a settimana per Milano, ATS indica ai medici di lasciar perdere i controlli per gli asintomatici. Campagna di screening nelle carceri, individuati 131 positivi, trasferiti in appositi settori a Bollate e San Vittore. Al momento rimangono attivi colloqui con i familiari. Buone indicazioni dal bilancio e della questura sul regime di sorveglianza speciale per prevenire la violenza sulle donne. In 3 anni di applicazione del provvedimento l'efficacia è stata del 97%. E quindi oggi è scattato quello che molti hanno ribattezzato secondo lockdown per la Lombardia. In realtà, come stiamo per vedere, è un lockdown non completo perché molte attività sono rimaste aperte. Di fatto hanno chiuso le attività commerciali di diverse categorie merceologiche e i locali, gli esercizi pubblici di somministrazione, cioè bar e ristoranti, per tradurlo dal burocratese. I risultati di questo lockdown sono che in alcune vie di Milano la differenza rispetto ai giorni scorsi è evidente, in altre un po' meno. Facciamo un giro. Sono le 11:15 di questo venerdì 6 novembre, primo giorno ufficiale di questo nuovo lockdown imposto dal DPCM e dall'ordinanza firmata dal ministro Speranza, che ha collocato la Lombardia tra le zone rosse a più alto rischio di contagio. E questa è la situazione in Piazza del Duomo. Rispetto al primo lockdown, forse c'è più gente in giro, come possiamo vedere. Infatti siamo memori di quelle immagini dove in Duomo si vedevano solo i piccioni. Oggi invece qualcuno che passeggia si vede ancora. Completamente vuota invece la galleria Vittorio Emanuele II. Quello che regna sovrano in questo momento in galleria è il silenzio. Infatti è tutto chiuso, dai ristoranti storici ai negozi di abbigliamento, sia le grandi marche che le botteghe storiche. È tutto chiuso e la gente che circola è davvero poca. Sarà cinesca abbassata, nessun cliente neanche a guardare le vetrine. E davvero qui in galleria Vittorio Emanuele II sono davvero in pochi quelli che circolano. Tra le attività più colpite da questo nuovo lockdown naturalmente ci sono i ristoranti, i locali, i bar di Milano. Qui siamo su Viale Montenero in Porta Romana, una via solitamente molto attiva e ricca di esercizi commerciali, dai negozi ai ristoranti. Adesso siamo qui e possiamo vedere come nell'arco davvero di 100 metri ci siano almeno 10 attività commerciali che sono chiuse. Qui siamo invece ai giardini pubblici Indro Montanelli, giardini che come vediamo sono aperti. Infatti in questo secondo lockdown sia parchi che giardini rimarranno aperti e disponibili a chiunque voglia fare attività fisica. Qui siamo invece in Corso Buenos Aires, una via famosa a Milano per i suoi tanti negozi, dove soprattutto nel periodo natalizio sono tantissime le code di automobili. Possiamo vedere invece come oggi i negozi siano tutti chiusi. Marche anche importanti con la saracinesca abbassata. Qui ci troviamo invece su Corso Como, la celebre via della nightlife milanese, ma che comunque anche durante il pranzo è sempre molto attiva perché è una zona dove ci sono tanti uffici. Invece possiamo vedere come oggi tutti i dehors che con la bella stagione e il bel tempo permettono di mangiare fuori, oggi sono tutti disallestiti. Tavolini ribaltati, sedie accumulate una sopra l'altra e ombrelloni chiusi.
A causa di una delle nuove disposizioni di questo lockdown che impone il divieto di consumare cibo e bevande ad asporto, anche la darsena è completamente vuota. Di solito all'ora di pranzo erano in tanti quelli che venivano a mangiarsi un panino, a bere una bibita. Invece, come possiamo vedere, oggi non c'è nessuno. Uno dei luoghi dove si sente e si vede di più questo lockdown è sicuramente quello dei Navigli, dove ci sono tanti ristoranti, bar e pub che all'ora di pranzo di solito mettevano fuori i tavolini e servivano appunto il pranzo ai tanti lavoratori della zona, ma anche residenti. Oggi invece possiamo vedere come non ci sia nessun tavolino messo fuori all'esterno, gli ombrelloni siano chiusi, i negozi siano tutti chiusi e di gente che cammina ce n'è veramente poca. C'è solo qualche bar che permette l'asporto, ma niente di più. Avete visto, quindi nelle vie dello shopping, nelle vie contraddistinte dalla presenza di locali, non c'è davvero in giro quasi nessuno. In altre zone invece qualche passante lo si trova. E allora sentiamo anche i racconti delle persone che erano in giro per Milano oggi per motivi di necessità, come recita il DPCM. Quello di oggi per Milano è stato il primo giorno ufficiale di questo nuovo secondo lockdown che interesserà tutta la Lombardia per le prossime 2 settimane. Per i prossimi 15 giorni saranno infatti vietati gli spostamenti in entrata ed uscita dalla regione, tra i comuni e all'interno della stessa città, se non per comprovate esigenze di necessità, quindi motivi di lavoro, salute o urgenza. Ma vediamo che cosa ne pensano i milanesi, quelli che oggi si sono comunque dovuti spostare in città per diversi motivi. Oggi primo giorno di lockdown, com'è la città secondo voi? È abbastanza vuota in realtà, sì, di solito qui in piazza sono abituato a vedere magari tanta gente, adesso è abbastanza triste. Com'è? Indescrivibile, non ci sono parole. E rispetto al lockdown di marzo? Dai, è un'altra batosta questa. Non lo so, io vedo magari, lo vedo un po' più permissivo, però direi che siamo su quei livelli, secondo me peggiora ancora lì, ci arriviamo là di nuovo. E per uscire serve l'autocertificazione, voi ce l'avete? Sì, 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 ce l'hanno chiesta al Duomo, in Cadorna. Ah, quindi vi hanno fatto dei controlli? Sì, 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 in realtà appena scendi dal treno ti chiedono subito l'autocertificazione, c'è il tavolino con i fogli da compilare. Voi che motivo avevate, se posso chiedere? Sì, abbiamo un colloquio in realtà in un'agenzia di Modern. Che impressioni avete avuto guardando la città? È diversa? È come marzo? Vabbè, no, è diversa. È diversa, è diversa. Hanno fatto delle chiusure che non dovevano fare, potevano controllarle senza fare, perché in campagna, siccome hanno fatto delle manifestazioni, l'hanno creata zona gialla mentre è infettata come noi. Qui è infettato tanto, però con la sicurezza e stando attenti si può evitare e non mettono a posto i mezzi pubblici. Però per circolare serve l'autocertificazione per qualsiasi spostamento, voi ce l'avete? No. Ma secondo voi ci sono controlli a sufficienza per controllare tutte le persone che comunque sono tante? Ovviamente non è possibile controllare tutti, però noi non è che ci muoviamo a casa, ci siamo andati, abbiamo avuto un appuntamento in banca e siamo andati, non è che andiamo in giro a fare shopping o cose del genere. Comunque si vedono molte più persone in giro rispetto a marzo. E beh, ci mancherebbe, non è che un lockdown come quello di marzo, se facevamo un altro lockdown così chiudevamo l'Italia. Com'è la situazione in metropolitana in questo primo giorno di lockdown, se c'era tanta gente? Questo orario è vuoto. C'era nessuno? Tranquilla, sì, a quest'ora è tranquilla. Adesso si è passati al 50% della capienza, secondo lei è giusto? Sì. Dai, diciamo un po' insolito, ero abituato a vedere molte persone, però nel complesso, dai, regolare. Ah, tremendamente deserta, è una cosa pazzesca. E rispetto a marzo, secondo lei, c'è più gente in giro? Non lo so, perché a marzo non sono mai passato di qua. Secondo lei questa nuova formula di questo lockdown soft, possiamo dire, perché comunque più si può uscire, funzionerà, serve a qualcosa o era meglio chiudere tutto? No, penso che serva, e chiudere tutto sarebbe stato un suicidio, quindi mi va bene
purtroppo nelle circostanze questo lockdown mini, insomma. Primo giorno di lockdown, come vi sembra? Stavo parlando adesso, triste, una situazione veramente incredibile e di un periodo storico che non ce lo dimenticheremo. E rispetto magari al lockdown di marzo, com'è la situazione? Non so, a marzo ero completamente chiusa in casa, quindi non saprei. Stavolta la possibilità di uscire c'è? Ma siamo usciti causa forza maggiore, perché abbiamo un impegno inderogabile. Però sì, comunque è particolare, è triste. Avete l'autocertificazione? Assolutamente sì. Sì. Il motivo è assolutamente molto più che valido. E vediamo allora con quali dati sui contagi, sull'epidemia in generale, entriamo in questa zona rossa. Come potete vedere, oggi c'è il record di nuovi positivi in Lombardia. Si sfiora quota 10.000, per la precisione sono 9.934, con un numero di tamponi effettuati molto alto, siamo verso i 50.000 tamponi giornalieri, 46.400 per la precisione. Come potete vedere rimane altissimo il dato su Milano, quasi 4.300 contagi in area metropolitana, oltre 1.700 a Milano città. E anche oggi è molto alto il numero dei decessi, 131. Vediamo però che dai ricoveri c'è un trend che vedremo se si confermerà nei prossimi giorni, però è in lenta discesa, o perlomeno continua ad aumentare il numero dei ricoverati, ma con numeri un po' meno importanti, se così possiamo dire, rispetto agli ultimi giorni e anche alla scorsa settimana. Il dato delle terapie intensive, vedete, oggi fa un nuovo balzo, più 48, va però bilanciato invece con il dato di ieri, che era molto basso, quindi dati da tenere sotto controllo, cifre altissime per i nuovi positivi, per i ricoveri ospedalieri, una situazione che probabilmente merita un approfondimento. E riguardo al numero dei tamponi, abbiamo visto quasi 50.000 tamponi processati nelle ultime 24 ore, però ancora non bastano, c'è già un ritardo importante sulle diagnosi e quindi soprattutto nel milanese, da ATS metropolitana, è arrivata l'indicazione ai medici di concentrarsi soltanto su chi presenta sintomi ed evitare i tamponi di tracciamento per chi è a contatto con un positivo. Positivo, l'indicazione è quella di fare una lunga quarantena di 2 settimane, ma di non fare il tampone per così snellire questo sistema che si sta davvero ingolfando. Il sistema dei tamponi lombardo si sta lentamente sgretolando, troppi i casi e quindi bisogna correre ai ripari. C'è una forte sofferenza nella possibilità di prenotare ed eseguire in tempi adeguati il tampone per la ricerca dell'RNA virale, nonostante i laboratori abbiano raddoppiato la produzione nell'ultimo mese, lo spiega la stessa ATS della città metropolitana ai medici di medicina generale, in una nota inviata in questi giorni, con cui chiede la collaborazione dei camici bianchi. ATS scrive che purtroppo si sta registrando un numero quotidiano di nuovi positivi enormemente superiore a quanto avvenuto nella prima fase. Ogni giorno vengono rilevate diverse migliaia di nuovi casi, quasi 4.000 nei giorni scorsi, un numero 20 volte superiore al dato di fine settembre, con una progressione che purtroppo è estremamente rilevante. Ai medici ATS indica alcune azioni: spiegare agli assistiti che per il momento è opportuno sospendere l'esecuzione del tampone per i contatti stretti, quindi per le persone entrate in contatto con un positivo e in isolamento precauzionale, l'unica via resta concludere la loro quarantena al 14° giorno. Nelle linee guida, invece, con il tampone si potrebbe sospendere al 10° giorno. Il problema sono i numeri: in ATS vengono effettuati ora 75.000 tamponi alla settimana e i tempi di attesa si stanno inevitabilmente dilatando, rendendo certamente più complessa l'attività di sorveglianza e tardiva quella diagnostica. Si prova a incrementare ancora l'offerta di tamponi con laboratori ed erogatori, ma questo intervento non consente da solo di fronteggiare la criticità generata con la recrudescenza della pandemia, ammette ATS. L'aumento esponenziale delle segnalazioni e la difficoltà di trovare posti disponibili per le prenotazioni hanno determinato anche qualche rallentamento e difficoltà nell'utilizzo del portale, di cui ci scusiamo, scrivono dall'agenzia. Per riportare, almeno per i casi sintomatici, l'offerta del tampone entro tempi accettabili, è essenziale la collaborazione dei medici e dei pediatri di famiglia, anche per evitare che comportamenti non appropriati dei cittadini possano ulteriormente aggravare la situazione.
Oltre allo stop ai tamponi per i contatti stretti nel 10° giorno di quarantena, serve dare priorità ai tamponi per casi sospetti e ancora evitare nel modo più assoluto che il paziente si rechi negli ambulatori ad accesso diretto, anche se con impegnativa. L'accesso diretto è infatti riservato ai soli casi sospetti segnalati in ambiente scolastico e il mancato rispetto di questa indicazione è la principale causa delle code nei punti prelievi, soprattutto nei drive-thru. Si sta facendo un importante screening anche per i detenuti delle carceri, ci sono dei positivi, i numeri per il momento sono piuttosto contenuti, ma la situazione viene tenuta sotto stretta osservazione. Come durante la prima ondata, anche le carceri rischiano di diventare dei focolai importanti nel corso di questa seconda ondata. Sono 131 i detenuti attualmente positivi al Covid in Lombardia, tutti isolati e monitorati dai medici. A San Vittore Bollate sono stati individuati due hub Covid che accolgono i positivi provenienti da tutti gli istituti penitenziari della regione. A San Vittore ci sono oggi 82 persone in cura, a Bollate 45. Per evitare che i contagi possano aumentare, secondo il garante dei detenuti del Consiglio regionale Carlo Lio, il timore è che, come nella prima fase, possano essere sospesi i colloqui con i familiari e il lavoro dei volontari all'interno delle carceri. Secondo Lio, dopo l'esperienza della primavera, i detenuti si sono autoresponsabilizzati, aumentando la cura dell'igiene personale e del rispetto del distanziamento, laddove possibile. Non solo, in alcuni istituti, ha ricordato Lio, sono state avviate iniziative di sostegno alla società, come la raccolta fondi a Busto Arsizio, volta a regalare ai degenti in terapia intensiva i tablet per parlare con i familiari. Torniamo alle chiusure e alle disposizioni non molto chiare per alcuni frangenti del DPCM. È il caso ad esempio dei mercati. Oggi nei mercati rionali milanesi sono state autorizzate anche categorie non alimentari. Difatti c'è una apparente contraddizione fra due parti dello stesso provvedimento legislativo. Comunque poca gente per il momento al mercato. Per i prossimi 15 giorni i 94 mercati scoperti milanesi potranno ospitare solo i banchi alimentari, lo comunica una nota di Palazzo Marino arrivata ieri in serata per mettere chiarezza su una questione che aveva dato la speranza fino all'ultimo ai banchi che vendono biancheria intima o abbigliamento per bambini di rimanere aperti. Vendo abbigliamento intimo e da domani è tutto chiuso un'altra volta. Come mai? E come mai? Saperlo come mai. Oggi era tutto aperto e domani è tutto chiuso. È arrivata la comunicazione dal comune che appunto solo i banchi alimentari. Stamattina è arrivata. Ieri sera è arrivata che potevamo aprire, stamattina è arrivata che domani è tutto chiuso. Non siamo contenti, qualcuno non è venuto, qualcuno è venuto pensando di tenere aperto, invece no. E adesso vedremo cosa fare. Al fine di tutelare maggiormente la salute dei cittadini e degli stessi operatori che operano sui mercati, ha dichiarato l'assessore delle politiche per il lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani, la polizia locale ha intensificato i controlli e in collaborazione con le associazioni di categoria abbiamo dato avvio a un servizio di steward privati che, percorrendo i mercati, invitano gli avventori al corretto utilizzo della mascherina, al rispetto delle distanze e a evitare assembramenti. La situazione oggi è come la vedi, mancano tutta una parte di mercato, quindi il mercato è per metà. E abbiamo scoperto stamattina che i nostri vicini, per esempio, che vendono detersivi e chi vende biancheria, da domani non ci saranno più, quindi da domani saremo solo noi alimentari. Cerchiamo di mantenere le distanze, di rispettare le norme. Come potete vedere non è che ci sia chissà quanta gente. Nei 94 mercati scoperti settimanali attivi sul territorio cittadino saranno quindi presenti solo 3.336 operatori alimentari, pari al 32,5% sul totale di 10.278 posteggi che normalmente costituiscono l'organico delle sedi mercatali. I banchi di vendita saranno posizionati su fila unica, mantenendo una distanza sufficiente tra un operatore e l'altro per evitare assembramenti. Per noi, ci hanno dato la possibilità di lavorare, quindi per noi meglio che l'altra volta. Per i nostri colleghi dell'abbigliamento invece purtroppo non è cambiato nulla. Secondo lei è giusta questa differenza che hanno fatto? Non so cosa dire, se nei centri commerciali i negozi durante la settimana sono comunque aperti avrebbero dovuto dare la possibilità anche a loro di lavorare. Magari stando attenti, seguendo le normative, però c'è la possibilità di lavorare. Dovrebbero averla anche loro. Secondo lei la gente ha paura di venire nei mercati?
Le persone anziane sicuramente sì, anche perché i figli li costringono a stare a casa, però non c'è comunque affluenza come nei periodi normali, come vede lei c'è pochissima gente. Difficoltà di interpretazione non soltanto per quanto riguarda il mercato, ma anche per chi vuole attrezzarsi per l'asporto o per le consegne a domicilio. Le direttive del nuovo DPCM hanno creato una situazione caotica e una mancanza di rispetto per chi lavora. È il pensiero del direttore di Confcommercio Magenta, Simone Ganzebi, nel primo giorno delle chiusure dei negozi. Già da giovedì, spiega, abbiamo ricevuto decine di telefonate per richieste di chiarimenti. Rabbia totale, ipercomprensibile, condivisa già dal sottoscritto direttore di questa Confcommercio. Quello che chiedono sono, in accezione generale, tutta una serie di misure su come poter gestire consegne a domicilio o l'asporto, quantomeno per compensare attraverso più o meno queste leve quello che è un gravissimo danno che subiranno necessariamente, danno moltiplicato N se lo calliamo nel mondo dell'attività della somministrazione al pubblico alimenti e bevande, quindi ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticcerie, trattorie e chi più ne metta, bar, pub, questo è il grosso impatto. Nel primo lockdown la forbice delle aziende a rischio chiusura era tra il 32 e il 35%, prosegue Ganzebi. Allo stato attuale sfioriamo il 40%, quasi la metà. Ora servono aiuti concreti, conclude il direttore di Confcommercio, e lo Stato non può più commettere gli errori della prima fase. Ma da un lato capisco anche quelle che possono essere state in quell'epoca le posizioni bancarie, perché alla fine ti devo dare anche erogare quelli che sono gli aiuti. Ma se il governo a me non mi dà le coperture, io su che base erogo tutta questa serie di aiuti? Per cui veramente adesso mi sembra un po' di capire che si ha il vantaggio nel vedere un film già visto. Il problema mio e la preoccupazione che mi pongo io è che mi auguro che le persone che dovevano vedere il film siano state in sala nella prima edizione, perché se sono uscite e pensano di gestire questa nuova ondata come se fosse un film tutto nuovo, e allora non imparando niente di niente, ma la mia preoccupazione è che la mia cartina al tornasole è ciò che vedo ad esempio nella gestione dei trasporti o delle scuole. Cambiamo argomento, la Questura di Milano ha diffuso alcuni dati relativi all'applicazione del provvedimento della sorveglianza speciale nei casi di situazioni a rischio di violenza per le donne. Ebbene, questo strumento si è dimostrato molto efficace. Negli ultimi anni, sull'onda delle riforme legislative, tra cui da ultima la legge sul codice rosso, le misure di prevenzione, una volta strumento di emarginazione sociale dei delinquenti, sono diventate un irrinunciabile baluardo per la prevenzione dei femminicidi e della violenza di genere, permettendo il recupero sociale dei violenti. L'attività della Divisione Anticrimine della Questura di Milano testimonia l'assoluta efficacia in termini di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, una misura di disposta dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale su proposta del Questore nei confronti di persone semplicemente indiziate di atti persecutori o maltrattamenti in famiglia, anche incensurate, e prima ancora che per i fatti in questione sia intervenuta una condanna penale. Dal dicembre 2017 al settembre 2020 il Questore di Milano ha proposto un totale di 41 soggetti espressivi di pericolosità sociale qualificata, autori di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia, che al momento del deferimento all'autorità giudiziaria erano ancora attivi nelle loro condotte. La casistica è molto varia, dalle minacce con il Kubotan a proiettili legati ad una mimosa lasciati sul parabrezza dalla ex compagna il giorno della festa della donna, oppure minacce di aggressioni con l'acido, o di finire in televisione nelle note trasmissioni che trattano di cronaca nera e di violenza di genere. Ma i risultati sono incoraggianti: dei 41 soggetti destinatari della misura della sorveglianza speciale, soltanto uno ha violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione, con una percentuale di efficacia preventiva del 97,56%. A Motta Visconti stanno partendo alcuni dei lavori finanziati dal cosiddetto Piano Marshall di Regione Lombardia.
Ammonta a 350.000 euro il contributo regionale destinato al comune di Motta Visconti per il cosiddetto Piano Marshall, il programma di interventi per rilanciare l'economia dei territori. Nonostante la regione abbia prorogato i tempi per la consegna dei progetti, la giunta guidata dal sindaco Primo De Giuli ha già programmato i lavori. Per quanto riguarda il piano Marshall, che prevedeva questi 3 miliardi a favore dei comuni o degli enti privati, eccetera, il comune di Motta Visconti gli è stato assegnato 350.000 euro, dato il numero degli abitanti. Di questi 350.000 euro il 20% potrà essere speso quest'anno, la rimanenza deve essere speso nell'arco di 6 mesi nel prossimo anno. Noi abbiamo, la scadenza era il 31 di ottobre per consegnare i lavori, l'hanno prorogata proprio l'altro giorno al 30 di novembre. I fondi verranno utilizzati per 2 progetti, da un lato la manutenzione straordinaria del campo sportivo cittadino che da tempo attendeva un intervento di restyling e dall'altro la sistemazione di strade e marciapiedi, così come chiesto dalla cittadinanza. Noi avevamo destinato di questi 350.000 euro, 180.000 euro per una serie di lavori al centro polisportivo che richiedeva una manutenzione straordinaria, quindi rifacimento di parte delle tribune, recinzioni, eccetera, eccetera. C'è tutto un progetto abbastanza complesso per una manutenzione straordinaria del nostro centro polisportivo. E 170.000 euro erano stati destinati per la pavimentazione di una parte delle strade con un marciapiede, poi avevamo dei rialzi da fare sulle strade, comunque tutti i lavori pubblici che comunque sono già in fase di appalto, perché dobbiamo consegnare i lavori entro adesso in questo caso il 30 di novembre, sono ora il 31 di ottobre, ma penso che riusciremo comunque a mantenere la scadenza originale del 31 di ottobre. Quindi sono tutti interventi che dovrebbero appunto favorire un po' il recupero un po' del nostro paese, l'abbellimento soprattutto del nostro paese e naturalmente far lavorare, come lo scopo dell'investimento, far lavorare le aziende per la ripresa del lavoro. Ecco. Chiudiamo qui l'edizione Milano, ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.